io penso che questo spettacolo, questa cornice di Caracalla sia proprio il luogo ideale, perché Mas è uno spettacolo che è difficile da incasellare. Non è un'opera lirica, non è un musical, non è un oratorio, però in realtà è un po' tutte queste cose insieme, quindi portarlo fuori da una cornice di un boccascena tradizionale gli dà il valore quasi di un evento collettivo, come essere in una piazza, diciamo. Questo pezzo Bernstein lo chiama theater piece, cioè un pezzo teatrale, un'opera teatrale, quindi si tratta di qualche cosa che deve avvenire con una struttura teatrale. Nella scrittura ci sono dei pezzi canonici che riguardano la messa, c'è l'Agnus Dei, il Sanctus, l'Alleluia, e quindi ci sono delle tappe che il pubblico riconosce come appartenenti ad una messa, ma è come se poi questo celebrante andasse in crisi, come se questa messa non riuscisse a svolgersi. E quindi in questa crisi c'è la crisi di un'epoca, la crisi di una civiltà che in qualche modo cerca una spiritualità e non sa più dove trovarla. Nella nostra ricostruzione c'è una comunità che si trova attorno ad un tavolo, che è un po' anche la metafora di un altare, con l'idea di una messa, quindi con l'idea di una condivisione, di una fratellanza, di una pace, di una unità. E questa situazione anche idilliaca e molto festosa, perché parte quasi con un musical sfrenato all'inizio, viene interrotta dalla costruzione di un muro. E questo muro diventa la metafora di tutti i muri che sono stati costruiti anche negli ultimi anni e che rappresentano proprio il contrario di una messa, cioè il muro va a dividere, va a separare, va a creare una rottura, mentre la messa è un abbraccio. E questo muro che alla fine viene distrutto, e sulle macerie di questo muro c'è il tentativo di ricominciare, quindi, come dire, c'è un segno di una speranza, c'è un segno di una possibilità per questa comunità e per questa messa di esistere. Nella struttura di quest'opera viene individuato un solo personaggio, che è il celebrante. Attorno a questo celebrante c'è un gruppo che vengono chiamati street singers, che rappresentano in qualche modo la contestazione contro quello che ritengono dogmatico. E lui viene ridicolizzato e rivive alcuni dei passaggi della passione di Cristo, quindi verrà lapidato, verrà messo in croce, morirà e avrà una sorta quasi di rinascita. Attorno a lui ci sono questi street singers che nello spettacolo vanno a costruire questo muro. Attorno a questo celebrante, attorno a questi street singers, ho creato, attraverso la possibilità di usare tutto il corpo di ballo dell'Opera di Roma, una comunità che attraverso la coreografia, attraverso la danza, crea una ritualità legata alla messa. Ci sono anche 20 ragazzi che fanno parte del coro delle Voci Bianche, che aumentano ancora di più questo valore, diciamo, ecumenico nella storia. Quindi questa è tutta la cornice molto diversa, diciamo, da quello che uno di solito trova in un'opera lirica, che crea questa ritualità collettiva, questo evento collettivo.